sta per andare in onda, Pianeta Oggi e 20 nel mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera dalla testata giornalistica di Pianeta Oggi TV, da Venezia, in studio Massimo Bonella. Apriamo il programma con, come si fa solitamente, un cappello introduttivo sulle news alle 19.10, con più 10 di ritardo. Dunque, prima di dare la parola, innanzitutto ci scusiamo con i nostri ascoltatori. Quindi i nostri ascoltatori che ci seguono sia dal circuito Radio Science TV e altresì sulla nuova emittente Radio Treviso Libera. Dunque, prima di dare la linea allora ad Alviano Appi, quindi alla trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo a Radio Science, vediamo un attimo quelle che sono le notizie più importanti, ecco, molto rapidamente. Iniziamo subito con quella che è in primo piano, che ci è giunta da poco in redazione, che è stata aggredita una dottoressa a colpi di cacciavite. Praticamente questo fatto è successo, questo fatto qui vi dico subito, è successo all'ospedale di Crotone. Dunque, è stata ferita al collo da un uomo. Poi ancora vediamo di andare molto rapidamente perché non c'è il tempo. Allora, Palermo, c'è stato un fermo, un personaggio molto anziano che doveva essere il nuovo padrino della mafia, quello che doveva andare a prendere il posto di Totò Riina, per capirci, ecco, quindi doveva andare al vertice dopo la morte di Riina. Poi ancora diamo uno sguardo a quella che è la nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. In primo piano la ottima riuscita dell'importante convegno che si è tenuto domenica a Porto Gruaro, dedicato a una tematica che se ne parla da tanto tempo, da tanti anni, che però non si è mai riuscito a dare, non si è mai riusciti a dare una risposta, forse perché non si è voluto farlo. Mi riferisco a tematiche di ufologia, quindi convegno importantissimo a Porto Gruaro, è stato registrato il tutto esaurito, pensate, c'erano addirittura persone in piedi, molto attenti ai relatori, che li ricordo, da noto personaggio anche di fama internazionale, Pier Giorgio Caria, reportagista, documentarista. Poi a seguire ci sono stati anche i ragazzi degli Our Voice, questo movimento molto importante, un movimento culturale internazionale composto da giovani di diverse parti del mondo, praticamente l'arte contro le mafie. Quindi un discorso questo che sarebbe interessante approfondire anche prossimamente. Poi alla fine c'è stato l'intervento di un personaggio noto a livello mondiale, lui è Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato a Fatima, che ha potuto quindi parlare a tutto il numeroso pubblico che era in sala. Presenti c'eravamo anche noi come circuito Radio Science TV, radio, la nuova emittente Radio Treviso Libera, e anche la nuova stazione terrestre in AM, Radio Diffusione Europea, sulla frequenza del 1584, e l'ultima che la rete 2, la 819 kHz. Ecco, prossimamente sul nostro settimanale che va in onda sul circuito terrestre, quindi anche sulle emittenti radiofoniche, quindi questo circuito che ho accennato e altresì Radio Diffusione Europea, ci sarà uno speciale appunto di Pianeta Oggi Report con intervista ai relatori del convegno. Poi ancora andiamo rapidissimi, abbiamo uno spot della REA, come sapete praticamente questo sindacato, questa organizzazione
associazione che sta difendendo le emittenti radio televisive locali che purtroppo stanno per chiudere per la mancanza di contributi sufficienti che gli erano stati promessi dallo Stato. Dunque, abbiamo poi gli esteri, aumenta il business delle armi italiane verso il Medio Oriente, articolo di Margherita Furlan. Dopodiché abbiamo un articolo di Antimafia 2000 molto importante, furgone sospetto nei pressi della casa del PM Nino Di Matteo, scatta l'allarme bomba, a cura della testata Antimafia 2000. Ancora vi ricordo un ultimo articolo, sempre dagli esteri, perché abbiamo creato con Margherita Furlan questa finestra verso il mondo, dal titolo "Quali armi chimiche le avete già tutte?" E quindi vi invito a leggere questo articolo che fa davvero riflettere. In ultima, l'intervista, parlavamo prima di Radiodiffusione Europea, questa nuova emittente in AM a livello interregionale, la potete ascoltare in tutto l'alto e medio versante adriatico, prossimamente sarà anche a diffusione nazionale, e dunque potete seguire nella nostra home page all'intervista al presidente Maurizio Castelli, che parlerà un po' di questa novità di una emittente in AM e le prospettive in futuro. A questo punto, 19:15, passo subito la linea da Viano Appia, pronto in postazione, collegato via Skype con Radio Science TV, da Pordenone a Viano Appia dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Vi ricordo anche il sito internet ilsicomoro.com per maggiori approfondimenti. Prego Viano, noi ci siamo al termine come sempre per eventuali aggiornamenti delle notizie. Sì, grazie Massimo. E buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera avremmo dovuto avere in linea a parlare della sua attività di solidarietà Bongiovanni della Funima International Onlus. Purtroppo abbiamo avuto abbiamo dei problemi di collegamento e quindi in qualche modo però desidero dare io delle informazioni su questa associazione che è un'associazione, mi sarebbe molto piaciuto farvi sentire la sua voce, la passione con la quale questo giovane già da molti anni ha preso le redini della Funima International, che è un'associazione onlus delle Marche di Sant'Elpidio, e che è nata nel 2005 e opera appunto nel campo della solidarietà. Nel campo della solidarietà, ma anche in difesa dei diritti dell'uomo e in particolare di quelli che sono i soggetti più deboli della nostra società, che sono i bambini. La Funima International opera sia in Italia che all'estero. Ha iniziato la sua attività all'estero nel 2005, nel maggio del 2005, ma poi che dopo la crisi del 2008 anche la situazione italiana, che già nel sud era abbastanza precaria di per sé, ha accentuato questa precarietà, per cui adesso c'è un'attività anche al sud, in particolare nella città di Palermo, nei quartieri più disagiati di Palermo, soprattutto qui in questo caso in Italia. Quello che si cerca di fare è di togliere dalla strada i bambini che hanno un poco i genitori, spesso i genitori sono
in carcere per motivi di legalità, di mafia, e sono abbandonati a loro stessi. E quindi si sono appoggiati ad un'altra associazione, quella di Padre Scordato, che lì già da molti anni nei quartieri di Ballarò e dintorni opera per cercare di togliere appunto i bambini dalla strada, di dare un minimo di istruzione, farli sentire comunque amati, che c'è qualcuno che li cerca e che li vuole aiutare. È un po' quello che faceva prima di lui anche Padre Pugliesi. Ma la Funima International opera soprattutto, diciamo, in Sud America. Il cuore della sua attività è un poco nelle Ande argentine, in Uruguay e in Paraguay. Diciamo che quello che per conto mio è veramente positivo è il fatto che lavorino in stretto contatto con le comunità locali. Cioè non è che si va lì e si impone qualche cosa che abbiamo pensato noi nelle nostre logiche, ma andiamo lì, ascoltiamo diciamo, le idee, i bisogni, le proposte. Che sono dettate dalle specificità del contesto, dalle zone dove bisogna intervenire, e si programma poi insieme quelle strategie di miglioramento, di aiuto, di intervento. Quello che posso dire, da quello che conosco, fatto dall'associazione, intanto che è stata costruita un importante centro di accoglienza a Las Cuevas, e qui trovano rifugio, aiuto, si possono incontrare, possono avere istruzioni, una mensa, bambini che vengono da villaggi dei dintorni, ma che altrimenti dovrebbero fare lunghissimi percorsi. E qui appunto ricevono un'istruzione, ricevono un po' di cibo, soprattutto ricevono anche una cosa estremamente importante, un paio di scarpe per attraversare lunghe distanze in terreni che sono veramente molto difficili, molto pietrosi, per cui le scarpe sono la cosa forse fondamentale, quasi quanto il cibo, l'acqua per questi bambini. Diciamo che una cosa altrettanto importante che è stata fatta, sono stati creati dei pozzi per l'acqua. L'importanza dei pozzi non è soltanto quella di aiutare queste persone ad evitare lunghe distanze per approvvigionarsi di acqua, ma è anche quella che queste zone, che sono assolutamente difficili da abitare, sono al contempo molto appetibili dal punto di vista del sottosuolo, e qui le grandi compagnie minerarie, specialmente americane, le fanno da padroni. Voi provate ad immaginare popolazioni che vivono semplicemente di pastorizia e dove i terreni, la poca acqua che c'è, viene avvelenata dalle lavorazioni al cianuro che servono per l'estrazione, per esempio, dell'oro. Qui quindi arrivano, ci sono delle popolazioni che da moltissimi anni
vivono di questa semplice risorsa che sono le pecore e le capre. Arriva una multinazionale che paga qualcosa al governo per avere i diritti di estrazione, iniziano le estrazioni, inquinano le falde acquifere e si ammalano gli animali, si ammalano le persone. Quando si ammalano gli animali non c'è più il minimo sostentamento, le persone spesso sono obbligate ad andare a lavorare per i nuovi padroni, quindi all'interno delle miniere estrattive, con diciamo quantità con paghe veramente irrisorie. Si ammalano poi bevendo quell'acqua che è avvelenata appunto dall'utilizzo del cianuro, e il semplice fatto che delle associazioni, in questo caso come la FUNIMA, arrivano a raggiungere delle sorgenti d'acqua che non sono inquinate, questo semplice fatto riesce a risolvere i problemi di salute. Diciamo, quello che si fa è proprio alla base della sussistenza delle persone. Altre attività sono anche quelle di portare delle linee elettriche, quello di cercare di parlare un poco con le comunità locali per rinforzare l'educazione, perché diciamo che l'educazione senza un'istruzione non vi è una chiave d'accesso per la formazione di una coscienza critica. Il solo modo di cambiare, di svilupparsi, è riuscire a comprendere che noi abbiamo dei diritti, che siamo una comunità che deve vivere in modo coeso, e quindi la base dell'istruzione è estremamente importante. Un'altra attività importantissima è quella che viene fatta in Paraguay per aiutare, in particolare nella capitale Asunción, dove si cercano di togliere dalla strada i bambini che in qualche modo subiscono, come potete facilmente immaginare, qualsiasi tipo di violenza, di sfruttamento, e che sono, soprattutto per superare il problema della fame, abituati a consumare coca, anzi spesso quella che è definita la colla, che sono veleni che devastano i neuroni del cervello in pochissimo tempo. E qui sono stati costruiti dei centri dove appunto i volontari, spesso locali, infatti come dicevo prima, si prendono dei contatti con le comunità locali che sono sensibili a questi temi, e si cerca di dargli quell'aiuto, quella risorsa che permette agli stessi locali di aiutarsi tra di loro. Ecco, ti chiamo qua da Venezia, anche perché sì, altrimenti se non interagiamo un attimo diventa un monologo. Bravo, bravissimo. Io comunque comprendo, cioè so che quando all'ultimo momento non c'è l'ospite, la cosa per i conduttori diventa abbastanza difficile, cioè ci possono essere dei problemi. Siamo nati per fare domande e non per dare risposte. Allora, ecco, io ti volevo chiedere, su me ho avuto modo anche di conoscere tutto il lavoro di FUNIMA International, che è veramente molto importante. Ecco, possiamo ricordare agli ascoltatori quando è nata, come è nata, se poi dici qualcosa su questo.
Quello che ti posso dire è che mi ricordo, si tratta di intanto un gruppo di giovani, di giovanissimi, che hanno deciso di mettere in campo le loro professionalità per l'intento comune di fare un lavoro a favore della vita, a quello che il loro ispiratore dice che è necessario fare per questa società. L'ispiratore è il papà di Giovanni, Giorgio Bongiovanni, che è una persona che vive una profonda esperienza spirituale perché è uno stigmatizzato, ma oltre a questo è anche un giornalista, in particolare è un giornalista antimafia, ha fondato questa rivista nel 2000 ed è una rivista che è attiva proprio lì a Palermo, dove l'associazione ha deciso anche di collaborare con Padre Scordato, come ricordavo prima. Loro nascono nel maggio del 2005 con questa ispirazione, con questa volontà, l'impegno di fare qualcosa a sostegno di realtà svantaggiate e fare un'opera di informazione, di denuncia sociale, cercare di affittati alla vita, specialmente dei bambini, e cercare di dare quindi un futuro a queste generazioni. Un'altra cosa che hanno fatto, Massimo, che posso dire che ho trovato intelligente, è che loro non operano solo da soli, ma diciamo operano anche con il CIPSI, che è un coordinamento nazionale in tutta Italia, che riunisce quasi una cinquantina di organizzazioni non governative e associazioni che operano, diciamo, in totale indipendenza, diciamo, e hanno sostegno soltanto da tutte quelle persone che hanno deciso di fare qualche cosa, perché hanno dimostrato di operare concretamente. Ecco, è questo. Dopo diciamo che anche in Italia sono nati nelle Marche, ma dopo abbiamo delle sedi in Piemonte, in Lombardia, in Friuli, l'Emilia Romagna, la Sicilia, dicevo prima, la Campania, la Puglia, l'Umbria. Magari mi sono dimenticato qualcosa, so anche in Austria, in Stiria si è aperto un centro che collabora con loro. Ecco, questo per dire come sono nati, è quello che stanno facendo. Si tratta, quello che è importante, veramente colpisce molto, come sotto l'ispirazione di Giorgio, dei giovanissimi abbiano preso in mano l'organizzazione dell'associazione. Hanno un presidente che è la Mara Testasecca, che è una persona senz'altro di maggiore esperienza. I ragazzi che ci lavorano sono tutti giovanissimi. Ecco, certo, per rispondere. Ti chiedo una cosa, ecco, tu personalmente quando hai conosciuto Funiva? L'ho conosciuta, se mi ricordo bene, l'ho conosciuta lì negli anni, erano gli anni in cui noi andavamo giù maggiormente. Lo facciamo ancora, però magari con maggiore intensità, perché l'opera di Bongiovanni si è espansa sempre di più. L'abbiamo conosciuta lì nelle Marche, l'abbiamo conosciuta
è nata soprattutto dai primi contatti con Raul Bagatello, con Ramon, che adesso in questo momento questo grandissimo volontario argentino che sta facendo questo meraviglioso lavoro nelle Ande, era venuto in Italia. Io l'ho potuto conoscere in Sicilia quando Giorgio faceva delle conferenze nelle quali aveva il piacere, cercava di riunire tutte le persone che si ispiravano alla sua opera, e per cui si formava questo bellissimo incontro di energie tra persone che vedevano questo bisogno di intervenire concretamente con decisione, con tutto quello che si può fare, pur sapendo che abbiamo un lavoro da fare massimo, però allo stesso tempo, quando c'è del tempo libero, abbiamo capito che questo pianeta non ha più tempo per stare a guardare televisione, talk show, balletti e quant'altro, per cui Giorgio organizzava tutti questi incontri, queste conferenze, anche per dare forza, valore, per conoscersi, scambiarsi le capacità, i bisogni, e questo è nato appunto in quegli anni, dopo il forte impulso dato da Giorgio alla rivista Antimafia 2000, è partita anche tutta questa operazione di aiuto umanitario. Allora, Alviano, sì. Giusto per fare un po' anche di chiarezza a chi ci ascolta, vediamo un po' di scindere le cose su più rami. Abbiamo quindi un Giorgio Bongiovanni, che è noto anche a livello internazionale, come ho detto prima, con il discorso della conferenza di domenica, per i segni che porta. Tra altre cose, io aggiungo, sono anche stati documentati dalla scienza, e ci sono dei documentari su questo realizzati anni fa. E dopo abbiamo appunto questi giovani che stanno facendo qualcosa per aiutare queste popolazioni, e soprattutto i loro figli, no? Che sono in difficoltà, quindi in America Latina. Abbiamo dei giovani, giovanissimi, gruppo Our Voice, che, diciamo così, con riferimento all'arte cerca di dar conto a tutto quello che è il male del mondo, il male delle società, le mafie, mi riferisco in modo particolare proprio a quest'ultime. E dopodiché abbiamo anche la legalità, cioè l'aspetto praticamente del rispetto delle leggi, il rispetto delle, come si può dire, la legalità proprio, quindi con la testata antimafia2000.com, e lì ci sono degli approfondimenti anche molto interessanti. Quindi ci sono questi come dire, questi settori ben precisi, e questo rappresenta un po' una linea molto importante, cioè un messaggio che emerge di un grande lavoro a tutela della vita, quindi per la difesa anche della vita, quindi additando il male con gli esempi che ho fatto prima. Ecco, la domanda è questa che vorrei farti, Alviano. Sì. L'associazione Il Sicomoro, ecco, come nasce, come si propone di fronte a questa cosa che vi ho illustrato, a questa situazione molto importante, molto interessante? Beh, la nostra associazione nasce proprio da un incontro nel 1998 voluto da quello che è stato per molti anni il nostro presidente, ora vicepresidente, Domenico Santin, noto sindacalista dei tempi in cui diciamo la Zanussi era un'azienda che qui nel Pordenonese aveva qualcosa come 10.000 lavoratori, ma Domenico Santin aveva organizzato appunto qui al Concordia una
una conferenza con lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, che aveva avuto modo di vedere in una trasmissione di un noto giornalista che anche tu conosci, di quella che era il confine, adesso non mi viene in mente il nome, è un giornalista che tu stimavi moltissimo in Istria, forse ti verrà in mente il nome. Ah, ma tu aspetta, ma tu parli del che poi è anche un amico di Lorenzo Iosa, così colgo l'occasione. Bravo, che... Lorenzo Iosa, bravo, bravissimo, sì. Giornalista. Domenico aveva avuto modo di vedere un'intervista di Giorgio e ha detto: io quest'uomo lo devo portare a Pordenone. Bene, quando Giorgio arriva a Pordenone siamo tutti colpiti innanzitutto dalla sua esperienza spirituale, che questo era quello che lui in quel momento stava diffondendo principalmente. Erano anni in cui era stato in Russia, alla Russia di Gorbaciov, ma era andato un poco in tutto il mondo, in Europa, Sud America, nel mondo, a portare quello che era il messaggio di Fatima ricevuto dalla Madonna di Fatima. Bene, che cosa e Giorgio ci passa il cuore del messaggio della Madonna di Fatima, che è quello che l'umanità si deve assolutamente rivedere, si deve convertire, ma nel senso di cambiare assolutamente di direzione, volgere di 180 gradi il proprio comportamento da egoista, scellerato, diretto allo sfruttamento di qualsiasi aspetto dell'esistenza, dall'ambiente agli animali, agli esseri umani, dobbiamo in qualche modo riconciliarci come umanità. Questo è l'invito del Madonna. Allora, per riconciliarci come umanità abbiamo bisogno di alcune cose. Intanto di opere sociali, e così diciamo sì, e di questo ne abbiamo parlato, ma anche di legalità. E quindi nasce la rivista Antimafia 2000, che noi come Sicomoro subito appoggiamo. Anche tu sei stato presente diverse volte, specialmente nel mese di luglio ci sono state moltissime, abbiamo partecipato a tutte quelle rievocazioni che sono state fatte delle stragi del 92, sia di Falcone che di Borsellino. In Sicilia siamo andati a Palermo, abbiamo diciamo le nostre forze come Sicomoro si sono unite a quelle delle agende rosse, che erano sorte grazie all'azione del fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, che noi abbiamo avuto modo e il piacere di avere in diverse conferenze organizzate qui nel Pordenonese. Poi il Sicomoro ha cominciato ad organizzare molte conferenze di informazione, soprattutto sulla legalità. Possiamo dire a chi ci ascolta che abbiamo avuto il piacere di avere qui Antonio Ingroia, un altro importantissimo magistrato è stato Nino Di Matteo, che è quello della trattativa Stato Mafia che si è conclusa proprio quest'anno, la prima sentenza, diciamo. Quindi abbiamo iniziato a fare un forte lavoro sia sul piano della legalità, noi attraverso le conferenze, noi vogliamo informare. Le persone devono sapere, perché soltanto attraverso una profonda conoscenza che dopo noi possiamo maturare una capacità di azione. Se non conosci, non sai e non vai da nessuna parte. E quindi abbiamo promosso libri, incontri con personaggi di questo tipo, anche di altra taratura, giornalisti come Giulietto Chiesa,
E abbiamo continuato su questa linea facendo anche dei mercatini con i quali finanziavamo sia la Funima International, sia finanziavamo il lavoro di Giorgio a Palermo con la sua rivista Antimafia 2000 e poi ci autofinanziavamo per fare tutte quelle conferenze che abbiamo continuato a fare. Adesso ce n'è in programma una il 20 di dicembre, sempre con Nino Di Matteo la faremo a Venezia, dove verrà presentato il libro Il Patto Sporco, che Nino Di Matteo ha scritto insieme al giornalista Antimafia, che collabora proprio con la rivista Antimafia online di Giorgio, Saverio Lodato, famosissimo giornalista che per chi verrà a sentire la conferenza è in grado di presentare i mali dell'Italia con una chiarezza veramente ammirevole. Certo, tra altre cose io ricordo, infatti tu hai parlato di quel collega amico Lorenzo Iota, che l'ho sentito anche recentemente proprio in diretta, eravamo a Radio Diffusione Europea, quella volta sì, nel 98 portò Giorgio a TV Capodistria, dove si fecero vedere sia le stigmate, tutti i documenti che ci sono, altresì anche la spiegazione del terzo messaggio di Fatima. Quindi allora, per far sempre chiarezza ai nostri ascoltatori, perché ci ascolta, da lì poi, da questa, diciamo così, trasmissione è nata questa associazione, e poi come dire, a scalare tutti i vari binari, no? Quello della legalità, quello per aiutare i bambini che soffrono nel mondo, quindi con la Funima, la legalità con Antimafia 2000 e così via, con altre anche altre argomentazioni come la tutela dell'ambiente, eccetera. Oggi abbiamo anche poi questo nuovo movimento culturale degli Our Voice, quindi una situazione che sta andando sempre, come dire, in crescita, con nuove forze, se così vogliamo dire, se vogliamo usare questi termini, nuove forze positive contro quello che è il male che sta appunto attanagliando il mondo. Ecco, dunque io credo che sia veramente oggi un ottimo traguardo, è stato fatto un bel lavoro. Cosa ne pensi, Albiano? Ma assolutamente, io rimango impressionato, diciamo in qualche modo, dalla capacità di Giorgio nel tempo di costruire sempre qualche cosa di nuovo. Adesso sono, come dicevi tu, questi ragazzi giovanissimi, mentre da un lato abbiamo l'azione di carattere tipicamente sociale, di aiuto concreto, dall'altro, con la formazione di questo gruppo degli Our Voice, che poi nasce dalla figlia di Giorgio, Bongiovanni, che all'età di 12 anni, incredibile, fonda questo gruppo degli Our Voice a 12 anni. Adesso è una ragazzina, ne ha 17, ma il movimento è già diventato internazionale. In Italia molti giovani si sono aggregati in queste forme di diciamo di denuncia delle ingiustizie nel mondo, a partire dalla mafia. È partita con la denuncia del male che viene rappresentato dalla mafia, per estendersi a tutte le ingiustizie che sono le guerre, che sono la diffusione della droga, la vendita delle armi, l'estrema povertà, la distruzione dell'ambiente, noi viviamo l'accaparramento delle risorse che vanno a beneficio di un'esigua percentuale della popolazione mondiale a discapito di miliardi di persone. Quindi una denuncia viene fatta però
attraverso l'arte e dove i giovani sono protagonisti. E questi ragazzi, appunto, che sono anche in Sud America, in Uruguay, in Paraguay, in Argentina, in queste zone, appunto, si sono dove già c'era la Funima International, ma e che partecipano, sono presenti nelle scuole, sono presenti nei teatri, sono presenti nelle grandi manifestazioni come i memorial che vengono fatti il 19 di luglio a Palermo in Via D'Amelio. Sono presenti con la marcia in Umbria, la marcia della pace, sono stati circa un mese fa, c'è stata un mese e mezzo fa la marcia della pace in Umbria, e portano e cercano di sensibilizzare altri giovani al bisogno di giustizia, di legalità, e la fanno, e lo fanno con queste forme artistiche che vanno dalla danza alla recitazione, alla musica, alla poesia, e hanno, io veramente invito chi ci ascolta a digitare semplicemente Our Voice, li trovate su Facebook, li trovate su YouTube, andate nel loro sito, così come vi invito ad andare nel sito della funimainternational.org per vedere come operano questi ragazzi ispirati fondamentalmente da quest'uomo ed ispirati, diciamo, un po' dal cielo, perché il messaggio di Giorgio è un messaggio del cielo che sta chiamando un uomo che si è veramente perso nell'unica dimensione materiale, quando l'uomo è in piccolissima parte materia e in massima parte anima e spirito. Ecco, scusa Alviano, ancora una domanda, ecco. Sì. Un'altra cosa, un'altra bella caratteristica che ho visto, che voi interagite anche con altre associazioni. Ricordo ultimamente abbiamo un'associazione a Brugnera che si chiama Terra Mater, che sta veramente lavorando sodo con belle iniziative nel campo dell'arte e non solo, diciamo. Ecco, parlaci un attimo di questa relazione che avete anche con altri soggetti. Sì, hai fatto bene a parlare di Terra Mater. Qui diciamo c'è Maria Marzullo, che è l'anima di questa associazione, che lei, essendo laureata in arte, diciamo, ha fondato questa associazione, che ha voluto prima chiamare che vuole formare attraverso l'arte i giovani, e quindi sono state organizzate a Villa Varda degli incontri di primo colore per avvicinare i giovani, sono state fatte delle conferenze sull'ambiente in cui i giovani delle scuole sono stati motivati ad approfondire il problema, per esempio, dei rifiuti. Uno, a studiare il problema com'è. Due, a dire quali potrebbero essere le soluzioni secondo loro, a ricercare quali sono le soluzioni. E tutto questo poi, mi ricordo, un paio d'anni fa è terminato con una bella conferenza a Pordenone, nella sala della provincia, dove è intervenuto anche sono intervenuti dei magistrati proprio specialisti nell'ambito dei
diciamo, dei rifiuti e dei crimini che si fanno nel tentativo di smaltire in modo illegale i rifiuti, specialmente qui al nord. Sono intervenuti degli avvocati. Terra Mater ha organizzato conferenze insieme con Pier Giorgio Caria, che è un diciamo che è un ricercatore a tutto campo in diversi temi, sia della spiritualità che dei cerchi del grano che della visita extraterrestre. E quindi diciamo, tutto quello che è arte da una parte, formazione dei giovani, anche dei più giovani, proprio delle scuole elementari e delle medie, entra nell'ambito di Terra Mater, che proprio quest'anno ha organizzato anche degli incontri nelle scuole degli studenti con il gruppo Our Voice, per farli conoscere proprio questa realtà nuova di sensibilizzazione alla legalità attraverso l'arte. Ecco, questo possiamo dire di questa bella associazione con la quale stiamo collaborando moltissimo e che in certe circostanze fa anche da traino alla nostra ispirazione. Certissimo, ecco, uso superlativo assoluto. Allora, diciamo che in questa trasmissione abbiamo fatto un po' una panoramica generale, no? E poi ovviamente tutti questi binari, che è uno più interessante dell'altro, li approfondiremo via via con le trasmissioni successive. Giusto, Aliano? Sì, ti ringrazio molto anche del tuo intervento da giornalista, molto utile, Massimo. Sì, riprenderemo, noi continueremo con questi argomenti, perché a noi interessa parlare di legalità, a noi interessa parlare di ambiente, a noi interessa parlare di solidarietà e dare informazioni che spesso diciamo nell'informazione televisiva o mainstream, i giornali in genere non danno. Tocchiamo temi che per noi sono fondamentali e che, come dicevo prima, sono i temi che il cielo vorrebbe che venissero trattati. Se qualcuno potesse vedere soltanto qualche stralcio della conferenza di ieri, dell'altro ieri, di Pier Giorgio Caria, capirebbe la profondità e l'importanza di questi temi. E quindi continueremo così, sempre con la vostra disponibilità e il vostro aiuto. Allora, qui noi diamo un buonasera a tutti e io ti ripasso la linea, Massimo. Grazie e buonasera a tutti da Aliano Appi. Bene, grazie ad Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Quindi stacchiamo il collegamento con il Friuli Venezia Giulia, riprendiamo qui dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV.net. Ricordiamo la notizia che ci era giunta in redazione poco fa: questa dottoressa aggredita a colpi di cacciavite all'ospedale di Crotone. Poi ridiamo un'altra occhiata rapidamente alla nostra home page. Dunque, ufologia, convegno a Portogallo di domenica scorsa, il tutto esaurito, c'erano addirittura persone in piedi, presente anche naturalmente Radio Science TV, tutto il circuito, quindi con tutte le emittenti radiofoniche web a taglio locale, inclusa anche la nuova Radio Treviso Libera, radiotrevisolibera.it. Naturalmente non poteva mancare la nuova emittente in AM a livello interregionale, Radio Diffusione Europea da Trieste. Prossimamente su questo convegno seguiranno dei speciali di approfondimento all'interno del programma Pianeta Oggi Report, che va in onda sul circuito del digitale terrestre, incluse anche le emittenti che ho appena citato. Ripeto, davvero una conferenza molto seguita, la gente è rimasta tutta fino alla fine, ottimi i relatori, da Pier Giorgio Caria, documentarista, reportagista, ricercatore noto a livello internazionale, altresì Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato di Fatima, ne abbiamo parlato durante
lo speciale con Alviano Appi, che ha dato un po' quello che è un messaggio di vita, di tutela della vita. Ecco, molto importante questo ultimo intervento che è stato fatto nella conferenza. Nell'arco di questo evento c'è stato anche l'intervento dei ragazzi degli Our Voice, che abbiamo prima spiegato chi sono. Ovviamente Antonio Urzi, un ricercatore, un testimone soprattutto di avvistamenti UFO filmati anche insieme ad altre persone presenti nel posto. Ci sono stati casi anche di questo tipo, purtroppo in Italia è poco conosciuto, perché i media nazionali cercano di non dare queste informazioni, il solito discorso. All'estero invece, soprattutto nei paesi che non fanno parte della NATO, di questo discorso ne parla parecchio, e quindi anche queste persone che ho citato sono molto conosciute all'estero. Ecco, qui c'è appunto il motivo di approfondimento: chiedersi ma come mai non se ne parla tanto, e poi perché, se l'ufologia non è vero niente, sono tutte falsità, ci deve essere questa situazione di forte silenzio, questo non bisogna parlarne, chi ne parla passa da matto o facsimile. Questo, ecco, è il punto che comunque nel nostro speciale insieme a Giorgio Caria lo abbiamo, a questo punto qui lo abbiamo affrontato. Allora, corro velocemente, abbiamo lo spot della REA, un avviso di radiodiffusione europea perché hanno acceso la seconda rete 819 kHz sempre da Trieste, per il momento in una fase sperimentale. Sta per essere accesa anche una terza rete, attenzione, ma di questo ne parleremo successivamente. Poi abbiamo gli articoli dall'estero curati da Margherita Furlan, quindi Antimafia 2000, che la testata Pianeta Oggi TV collabora, con Antimafia 2000 di Palermo. Vi segnalo questo articolo: furgone sospetto nei pressi della casa del PM Nino Di Matteo, scatta l'allarme bomba. E poi alla fine vi segnalo un nostro settimanale, quello che vi parlavo prima, che andava sul che va sul digitale terrestre, dal titolo Pianeta Oggi Report, con l'intervista al presidente di Radiodiffusione Europea, che spiega un po' questa nuova emittente in AM e quindi tutte le prospettive in futuro. Ancora un altro settimanale con l'ingegnere Alessandro Pattaro e Fabrizio Zabero, rappresentante del Comitato Lagati dell'Interveneziano, dove si parla di quella fortissima ondata di maltempo che, come ricorderete, ha distrutto tutto l'Argordino, tutti gli alberi abbattuti, e quindi anche qui andiamo a mettere in evidenza come dovrebbe essere tutelato il territorio. Tra altre cose, l'ingegnere Alessandro Pattaro è proprio esperto nell'idraulica del territorio. 20.01, da Massimo Tonelli è tutto qui da Pianeta Oggi Report. Ringrazio la regia centrale Rosario Moreno, che questa sera ha avuto non poche difficoltà, che all'ultimo momento è mancato l'ospite. Comunque, insomma, ce l'abbiamo fatta. Auguro anzi una buona cena, Rosario, una buona cena anche a voi gentili ascoltatori, e buon proseguimento dei nostri programmi. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.